Bentornati miei ombri in un nuovo episodio su Horizon Forbidden West. In quello precedente abbiamo conosciuto Alva e i Quen, una tribù d'oltreoceano. Sono arrivati qua in cerca di qualcosa che li potesse aiutare in qualche modo, perché anche dall'altra parte evidentemente non se la passano affatto bene. Comunque abbiamo recuperato anche l'ultima subordinata che serviva a Gaia per poi poter assorbire finalmente Efesto. Ma non ci siamo ancora, questo perché ci serve un altro nucleo, se non sbaglio l'ha chiamato, insomma comunque due catalizzatori di energia, perché Efesto è troppo grande per poterlo assorbire come abbiamo fatto con le altre subordinate. Ma ciò ci porta ad un'altra missione ancora. Siccome praticamente i protocolli, adesso non ricordo esattamente come li hanno chiamati, comunque i protocolli di Efesto è come se fossero inviolabili, per cui per poterli violare dobbiamo recuperare l'autorizzazione Omega a Tebe, il bunker privato di Ted Faro. Io ho paura di scoprire cosa ci capiterà una volta arrivati là. Perché, considerando il fatto che quelli di Far Zenith sono ancora vivi, e intendo quelli vissuti, ok, a questo punto potrebbe tranquillamente essere vivo ancora Ted Faro. E sarebbe veramente un colpo di scena clamoroso. La mente di tutto quanto, no? Il motivo del perché ci troviamo in questa situazione, soprattutto. Per cui... veramente... Lasciamo la parola ai fatti. Ci dobbiamo recare. Allora, qui abbiamo due obiettivi. Credo che siano entrambi obbligatori. In realtà qui non c'è scritto, però penso di sì. Trova Alva e vai a Riva Rapida. Sono in fin dei conti collegate. Penso che prima ci sarà Alva e poi la Riva. Dobbiamo andare tra l'altro a San Francisco. Ecco qua, Riva Rapida. Allora, abbiamo già un bel falottino qua, quindi utilizziamo questo falò. Viaggio veloce. Per di qua. Let's go. Ok. Ted Faro, sei ancora vivo? Tutto è possibile su Horizon, ragazzi. Ormai lo sapete. Ormai lo sapete. Allora, in realtà è molto più vicino, vai a Riva Rapida. Quindi andiamo prima qua. E beh, è praticamente di strada. Allora, prendiamo la nostra cavalcatura. Hola. E vai. E vai. Ted Faro. Anche perché, se non ricordo male, era stato detto che il corpo di Ted Faro non fu mai trovato. Anche perché era praticamente, non so, l'ultima persona rimasta sulla Terra. Per cui non sappiamo nulla di cosa gli sia capitato dopo, no? Quindi ci sarà da divertirsi. Ne sono sicuro. Vuole cercare per una volta di fare tipo una strada semi-normale, senza tagliare a destra e a manca, anche perché non abbiamo poi modo di proseguire con la cavalcatura. Qui potrebbe andare bene, direi proprio di sì. Ok, seguiamo il sentiero. Giro? Viro? Sì. Mi avrebbe fatto un sacco comodo, forse l'avevo già detto, però lo ridico, una minimappa in basso a destra. Ci poteva stare. Non credo ci sia l'opzione, perché non ho controllato, però... No, non mi risulta ci sia. Scorrendo veloci le opzioni non l'ho trovata. E onestamente avrebbe fatto comodo, ok che abbiamo questa sorta di bussola GPS qua su in alto, però non è la stessa cosa. Allora, qui ci sarebbe un falò. Direi che facciamo tutto insieme poi. No, è di là. Vabbè, comunque. Proseguirò a piedi. La mia macchina potrebbe creare scompiglio. Comunque, siamo arrivati, siamo giunti a destinazione. Ehi,
Qua ci sono altre missioni secondarie. Poi riprenderemo la prossima settimana anche le live, eh? Quindi ricordatevi di seguirmi anche in live su Twitch, avete in onore. Una pattuglia l'ha trovato qualche giorno fa. Dovresti vederla all'opera con quella lancia. È un traditore. L'hanno trovato. Cosa devo fare? Con chi devo parlare? Ah, niente, questa era semplicemente un vai a Riva Rapida. Ok, ok. Riva Rapida è alle mie spalle. Devo proseguire verso ovest fino alla costa. E al traghetto qua. Ok, ok. Vediamo se c'è qualcosa che ci può interessare. Qui abbiamo le pozioni, ma in realtà non mi interessano, per l'appunto. Vendiamo un po' di risorse. Le abbiamo rimediate nella scorsa missione. Ok. Altre cose, altri punti di interesse. Ci sono, vedo, dei venditori di armi. Tu, straniera. Ok, qua mi manca il diffusore di Sol Casole, purtroppo. Quindi, nada. Non sembra male anche questo lanciatrappole. Ha lo scudo, fico. E il danno da esplosione. Però, per il momento, non prendo nulla. Dragone Tenact. Arciera su macchine. Riparatrice efficiente, salute delle macchine. Ok. Questa è orientata appunto alle macchine, se non si fosse capito. Durata carica, esplosione risonante, accumulo risonatore. No, per il momento no. No, no. Rimaniamo così. Rimaniamo. Ok. Vieni a scambiare. Qui c'è il banco da lavoro, ma non mi serve in questo momento. Forse c'è anche quello degli abiti, ma ok. Andiamo da Alva. Alva, stiamo arrivando, non proprio, ma insomma mi sto avviando. Ok. La strada è poco più in qua. Cavalcatura. Hop. Campo dei ribelli, eh? Bene, bene, bene. Ci rivedremo presto. Non temete, ribelli. Adesso devo sbarazzarmi del loro capo. Ho una missione più importante. Salvare il mondo. Sì, ok, giusto. Zona squarciamento sconosciuto. Direi di proseguire. Ah, ah no, ho sbagliato. Di qua c'era il bivio. Lunghetta, sì, lunghetta. Altura traccia pioggia. Lascerò la macchina qui. E io mi butto da qua. I tuoi nemici muoiono rapidamente. Puoi passare, alleato. Questa volta sì. Tagliamo un po'. Qui ci sono le rovine delle reliquie. Quanto pare oggetti importanti da scambiare. Ne ho trovati diversi in live, ma ancora non li ho scambiati e non so nello specifico a cosa servono, a cosa serviranno. Probabilmente qualcuno me l'aveva già ricordato, ma io non mi ricordo in questo momento. Però prendiamoli. Male non fanno. Giù. Ma io adesso sapete che taglio. Dai, un minimo. Abbiamo capito che con la macchina è impossibile farlo.
fine del mondo antico. Cosa ci sarà dentro? No, vedi. Easy. Ups. Direi che qui non si può andare. Siamo sulla costa. Direzione San Francisco. Vado bene? Sì. Nera spina. Fossa da mischia. Ecco, la fossa da mischia ancora è un'attività che non ho provato nemmeno in live, perché mi stavo focalizzando più sulle missioni vere e proprie più che sulle attività. Però cercheremo di fare anche quelle, piano piano, senza fretta. Ho preso strada sbagliata, credo. O forse posso comunque correggere il tiro. Vediamo. No, va bene, niente. Via, 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 via. Ci siamo quasi. Il viaggetto era un po' lungo oggi. Come tante altre volte. L'acido è del tutto inefficace. Non so se innescare una lotta, perché sono tanti qua. Forse è meglio evitare. Ha deciso proprio di venirmi a rompere le scatole. Se mi sposto da qui mi vede proprio, mi sgama subitissimo. Ok. Bene. Andiamo. Bene, è ora di partire alla ricerca di Approdo e di Alba. Quindi mi stai dicendo che non è qui Alba? Nessuno. Strano. Beh, niente mi impedisce di prendere una barca. Dinamica. Thank you.
nessuno che protegga questo attracco. Dove sono finiti i Quen? Ad Approdo, suppongo. Devo trovarlo. È a nord-est di qui. Siamo agli estremi della mappa. Sembra tutto ancora più selvaggio. Che miseria. Certo, artigli e fauci terrificanti non bastavano a quanto pare. Forse con un attacco silenzioso gli avrei tolto di più, però. Ah, ecco, ok. Sono tanti. Ho mangiato il cibo, ecco perché la vita è di più. Proviamo il plasma. Bello, eh? Non è super efficace contro questi, però. Posso tornare a combattere. Ce li hanno questi attacchi a distanza, bastardi. Era evitabile probabilmente questo scontro, però ogni tanto piace anche divertirmi, no? Ok. Dov'è l'altra? Rifacciamo tutto. Voilà. Allora, devo camminare un bel po'. Ti volevo evitare, ma non devi rompere le scatole? Immagino di sì. Ok. Il fuoco non funzionerà. Il fuoco no, ma il ghiaccio sì. Non posso più creare munizioni di ghiaccio. Non infastidiamolo, proviamoci almeno. Queste sono le rovine di San Francisco.
un'intera città di turri fatiscenti. E Tebe è sepolta qui sotto da qualche parte. Confido nell'aiuto di Alva e dei Quen per trovarla. Stranamente non si sono ancora visti. Volevo andare a sbloccare. Devo essere vicino al segnale. Il falò. Voilà. Qui la macchina non si può chiamare. Giustamente. Abbiamo attraversato le acque, quindi... Però teoricamente se ne trovo una qua potrei riuscire ad utilizzarla. Questi rompono le balle. Mi chiamano tutti poi. Che cavolo sono? Tutte le macchine a ricognizione uccide. Ah, perché è ignota, credevo fosse un foratero, invece no. Il punto debole è sempre qui. Ok. Bene, questi sono dei moscerini. Così misterioso, guardate le rovine di San Francisco. Dove passiamo? Di qua. Non so se si può entrare o meno in queste, in questi grattacieli. Perché in caso affermativo ci sarà probabilmente qualche segreto nascosto. Anche se non credo siano visitabili. Adesso giù ci possiamo rimanere quanto ci pare. Ah. Insediamento sconosciuto. E qua ci sono i Quen. Adesso di approdo, più avanti. L'antenata vivente! La divinatrice non mentiva. Sembra venire. Questo è approdo, giusto? Cerco Alva. Il supervisore Bohai ha ordinato di condurti da lui nel caso fossi arrivata. Prego. Seguimi. Va, digli che arriviamo. È lei! La divinatrice l'ha detto. Supervisore Bohai, una straniera ha varcato la porta. Sapevo che Alva non mentiva. Sei identica alla Sobek. Alva è qui. Devo parlare con lei. Valuterò la tua richiesta solo dopo aver stabilito la tua... natura. Un'antenata vivente oppure un... nemico... sotto mentite spoglie. Non sono una nemica. Sono stati i vostri soldati ad attaccare me senza preavviso. Questo lo dici tu, infedele. Ma non hai lasciato alcun superstite che possa smentirti. Mi sono soltanto difesa dopo che...
presento il nostro CEO. Ecco, finalmente. La nostra donna misteriosa. Dunque, Bohai, il tuo responso? La sua natura? Un vero mistero, CEO. È identica alla Sobek, ma non conosce le nostre usanze. Fatico a credere che un'antenata vivente sia nata in questa terra funesta, così distante dal regno dei prescelti. E se fosse, a che scopo? La risposta la darà lei. Ma ti avverto, non tollereremo alcuna falsità. Ora parla. Perché sei qui? A che cosa miri? Sto cercando un luogo chiamato Tebe. E come mai lo stai cercando? Alva mi ha detto perché siete venuti qui. In fin dei conti, vogliamo la stessa cosa. Curare questo mondo. Proprio come sospettavo. Diglielo. So dove è Tebe, il luogo dove sono custoditi i segreti di Ted Faro. È vicino, ma ora la via è bloccata. Le macchine ci impediscono di raggiungerlo. La divinatrice Alva è sul posto con una squadra di scavatori e soldati. Lei sta bene? Una macchina sta tenendo inchiodati i nostri dietro le linee di difesa, ma resistono. Macchine, eh? Posso occuparmene. Alva ci ha detto delle tue formidabili abilità. Ma ho delle domande prima. Ti risponderemo per quanto ci è possibile. Avete trovato Tebe. Come? Gli antenati ce l'hanno svelato poco dopo che siamo giunti ad approdo, quasi un anno fa. Tramite un pugno di dati antichi scoperti da Alva e verificati dal sottoscritto. Contenevano dettagli sulla costruzione di un palazzo sotterraneo. Dove di preciso? Vicino, sotto la grande piramide, tra le rovine. Ti pareva te delle sue piramidi. Ci siete entrati? Ah, no. C'è stato un problema, più d'uno. E li risolveremo tutti con il tempo. Adesso dobbiamo solo tornare sul posto. Mi auguro che tu sia abile contro le macchine, come sostiene la divinatrice Alva. Cosa cercate esattamente dentro Tebe? Alva ha già recuperato i dati che vi servono. Abbiamo rischiato tanto lungo il viaggio. Perciò dobbiamo indagare su ogni possibile collegamento con il lascito, finché siamo qui. Tebe è forse quello più importante. Noi non salperemo prima di averne scoperto ogni singolo segreto. Allora, tu sei il capo di Alva. I miei colleghi del Comitato dei Supervisori mi hanno affidato l'incarico di organizzare il recupero dei dati, sì. E tu comandi la spedizione? È molto più di questo. Ti stai rivolgendo al cugino dell'imperatore dei Quen. Erede dei possedimenti del Grande Delta, primo CEO in 5 generazioni. Le basti sapere che io rappresento la massima autorità qui e che è mio preciso volere carpire tutti i segreti di Tebe. Anche il mio. È una fortuna. Avete attraversato l'oceano con queste? Un'impresa? La gloria si deve meritare. Esatto. Ci sono voluti 7 anni per costruire la flotta. Questa spedizione è senza dubbio la più importante della nostra generazione. Cerchiamo conoscenza oltre il grande oceano, con il nobile fine di salvare la nostra tribù. Ed è stato possibile solo grazie alla volontà
del Sio. Il viaggio è stato arduo. Questa terra non ci è favorevole. I nostri marinai e soldati hanno sofferto molto. Lo so. Ma tutto questo rende onore ai Quen. Grande. Che tipo di macchina ha bloccato le persone vicino Tebe? Un divoratuono. Ne abbiamo già affrontati, ma questo è... Più duro, più forte e con la corazza nera? Sì. Come lo sai? Non importa. Non sarà facile, ma lo abbatterò. Il destino è splendente su di noi, come prevedevo. Adesso c'è un'antenata vivente che cammina al nostro fianco e mi darà una mano ad acquisire tutti i segreti di Tebe. Rifornisciti qui, se devi. Poi va verso Tebe, alla base della piramide tra le rovine. Noi ti raggiungeremo quando avrai aperto un passaggio sicuro. Bene. Niente di nuovo sotto il sole, nel senso macchine. Macchine. Ha parlato di un divoratuono particolare, forse un esemplare alfa. La butto là. Dunque, ci ha anche consigliato di fare il rifornimento. Io adesso non so esattamente cosa mi possa mancare. Pozioni, in realtà. Vediamo se abbiamo il nostro baule. Questo. Questo. La nostra scorta. Allora, strumenti. Ops. Già pieno. Vabbè, allora lascio questa, che tanto non le utilizzo, anche questa. Il sasso, vabbè, insalata, ok, ho un'insalatina. Risorse, andiamo di nuovo nella scorta e prendiamoci una, solo una pozione. Va bene. Per il resto, direi che può andare bene così. Un po' di rami che non fanno mai male. Bacche. Sta roba qui è da vendere, credo. No. Vabbè, comunque, lasciamo perdere. Altri punti di interesse. Allora, il venditore di abiti. Però adesso io non comprerei nulla, comunque diamogli giusto uno sguardo. Ti levi. Ah, sei tu, scusa. Abiti, cantamorte, Utaru. Questi li avevamo già visti. Forse non tutti. Però De Nera non l'avevo mai vista. Bella. Ok. Ok, va bene. Beh, le nostre strade si incroceranno ancora. Va bene. Cibo. Oh. Zuppa locale. Due al massimo. Resto. Ah, non le potevo neanche acquistare. Non ho il materiale, va bene. Che questo okay, cibo comunque ti aiuti a trionfare. Dai, un po' di scorta l'abbiamo fatta. Vero, dunque. Non lo so, ho il presentimento che ci servirà. Andiamo dal divoratuono. E a Tebe. Andiamo alla piramide a uccidere il divoratuono. Ci si prova. Vabbè, molto vicino. Qui mi ha rifatto tutto. Questo non lo posso fare, ok. Va bene. Are you ready, Aloy? Giù. Eccoci. Lì dentro? Una selvaggia! Capa straniera! C'è una macchina assassina! La macchina ti ucciderà! Fuori. Eccoti qua. Fuori. Bene, cominciamo. Vediamo. Divoratuono alfa. Perfetto. Allora, debole contro acido. Staccabile, ok. Staccabile. Queste qui sono... Almeno vedo tre armi. Tipo una qua sul volto, una sopra e questa qui. E sarebbe forse il caso di toglierle di mezzo. Prima che... facciano danni ingenti. Inizierei da questa.
Perfetto, credo di non averla presa bene. Mi ha colpito solo. Onestamente non mi ricordo bene il suo arsenale, comunque lo vedremo, lo scopriremo tra pochissimo. Ora carica, vero? Esatto. Cacchio. Si è rigirato super velocissimamente. Eccolo là, questo cos'è? Tipo il lanciadischi. Ah, però... Bene, visto top. In teoria questo lo possiamo anche prendere, eh? Non so se è questo o quello a sinistra. Vabbè, comunque distruggiamo di tutto così. Perfetto. All'albero. Ok. Andiamo anche con un po' di acido. Iniziamo a correre. In realtà non so se l'acido funziona meglio se sparato in un qualche punto specifico o va bene qualsiasi zona della macchina. Questo va bene qualsiasi zona. Ok, il lancio di schiena quell'altro. I due pezzi che gli abbiamo staccato? No, non sono. Non sono tenibili. Non si possono utilizzare contro di lui. Temo. Questo però è storia, sì. Lancia dischi. Guarda, guarda la corrosione. Aia. Non mi arrendo. Mi ha incornato da tipo lontanissimo. Bastardissimo. Mi sta demolendo. Solo possiamo prendere. Questa qui non so se si può rompere. Non c'è rischio. Eccolo. Vai. Ok, basta. Anche troppo. Ricarica. Bene. Senza munizioni non bene. Anche questo si può prendere. No, no, è il lancio esplosivo. Anche la lancia esplosiva, ma credo sia troppo lenta. Allora, altri pezzettini deboli qua dietro. Per la coda. Facciamo così per me. Credo di essere fuori dal raggio d'azione. Almeno gli facciamo un po' di danni, vai. Posso purtroppo tenere troppo
in tensione l'arco, quindi il danno non è basso. Lì però buono. Punto debole colpito. Mi si è costato tutte le mie bacche e non solo. Però è andata. Let's go. Qua. Andiamo, entriamo a Tebe e poi ci salutiamo. Hai ucciso la macchina. Mi manda il CEO. Devo parlare con Alva. Certo, senz'altro. Cannone, ecco, il cannone non era utilizzabile. Questo. Straniera! Di qua! Calmo. Oh. È Alva. Alva, stai bene? Hai sconfitto quella macchina! Ma tu perché sei qui? Dentro Tebe c'è una cosa che mi serve. Sono stata ad Approdo e ho incontrato il CEO. Noi abbiamo una specie di patto. E quindi ci aiuterai a entrare? Pare di sì. La cosa è un po'... strana. Quel tipo non mi convince. E non capisco che cosa voglia da Tebe. Pensavo che avessimo già trovato i dati che servivano. Ci vorranno anni per esaminare quei dati. Il CEO vuole risultati immediati. Aloy, devi stare attenta. Lui è... Eccole là! Il lascito afferma che Elizabeth Sobek aiutò gli antenati a rimuovere qualsiasi ostacolo. Come è accaduto oggi? Hai mantenuto la parola. Ne sono felice. Tebe ci attende là sotto. Andiamo. Uno scavo notevole. Era quasi tutto allagato. Abbiamo dovuto pompare fuori un sacco d'acqua. Eccola, la porta di Tebe. Una porta unica nel suo genere. Beh, su questo hai ragione. Può essere aperta da un solo uomo. Ted Faro. Ma secondo il lascito collaborava strettamente con la Sobek, si fidava di lei. Di sicuro lei poteva aprirla e sono certo che lo stesso vale per te. Non si aprirà, non da questo lato. Non hai detto che era un'antenata vivente con l'essenza eterna della Sobek? Se permettete, Faro, per quanto grande, non era in grado di costruire Tebe da solo. Abbiamo appreso questa informazione da alcuni dati, gli stessi che ci hanno rivelato questo luogo. E sappiamo che qui sotto ci sono dei passaggi, forse usati durante la costruzione, oppure per la servitù. Sono irraggiungibili. Ormai sono allagati e completamente sommersi, ma forse... Sì, posso arrivarci. Forse là sotto c'è un altro ingresso. Visto? La Sobek ha sempre un modo. Fa quello che devi fare per farci entrare. Sono un po' indisponenti loro, eh? Comunque, io direi di fermarci qua. Assolutamente sì, non vedo un falò. Spero che il gioco mi salvi in automatico. In questa posizione non ho scorte di cibo, ce le ho. Ormai solamente quella porta mi separa dal mio destino. Va bene. Sicuro, sì. Ce l'avranno donate gentilmente. E beh, la prossima... la nostra prossima missione prevede proprio di andare... Sì, vediamo se è stato aggiornato qualcosa, ma non credo. Trova l'ingresso di Tebe, è sempre quella. Dobbiamo recuperare l'autorizzazione Omega.
Per questo video è tutto, mi raccomando, spoilerate, commentate, iscrivetevi e attivate la campanellina. Tutte le incontri tra cui mi associo trovate qua sotto nella descrizione e noi, come sempre, ci rivediamo al prossimo video. Ciao!